ed è giovane che si sta bene come se lavora in laboratorio, per lasciarla. Quella è ritata, tagliata, che già è stata fatta in un certo modo, e poi là con l'acqua bollente, con questo qui, che fa la pasta filare. Un latte che ha un bel apporto di grasso proteine, quindi rende anche molto la sensazione che è lenta. Ma questo non pesciamo, no? Grande mozzarella affettato. Ah, scusa. Vabbè. Quello è il latticello. Sì, sì. Ottimo. E cacciato. Non è finita. Si riscalda ancora. Poi ci fanno tutto un maccheroncino e il torciglio per farla più fine la pasta. Guarda, guarda. Per uscire l'acqua, magari non ci sta dentro, dobbiamo fare questo qua. Ah, anche per far uscire? Sì, sì. Le strizzate, diciamo, eh? Si allunga. Si chiude, si acchiappa sopra, si riamalga e si strizza, la si chiude alla fine con l'accio. Questa che è tipo salamoia, questa qua? No, questa è prima sì. L'acqua fredda che si deve raffreddare e là ci sta la salamoia. Prima l'escursione termica è subito una nota, perché prima c'era l'acqua a 80-85 gradi per 86. Io sono intorno ai 150 euro, poi ha l'indennizzo relativo alla perdita di un anno del valore della produzione di latte, di poi hai l'indennizzo su tutto il comparto zootecnico denunciato secondo la denuncia fatta l'anno precedente a marzo, quindi tendenzialmente una pecora da latte ti costa intorno in un allevamento medio nostro sono 350-300 capi sui 700 euro. Può essere superiore tre volte tanto il danno diretto, il danno diretto è 100, il danno indiretto quindi sarà non altri 300. Poi è il limite del de minimis, quindi tutti i danni sono inseriti all'interno appunto del famoso de minimis 15.000 euro per le aziende agricole. E questo è superabile all'interno della grande una pecora merinizzata iscritta un'agnella di un anno di età, 195 euro. Di chi hanno di che lamentarsi? Allora, quando finiscono i fondi, quando si sovrappone. No, attenzione, io ho due fasce di allevatori. Attenzione, ho una fascia di allevatori che aderiscono anche a difesa attiva, per cui hanno strumenti di prevenzione, li utilizzano in modo corretto, che sono passati dal danno al rischio di impresa. Quindi è una situazione in cui sopportano quello che può essere da un possibile predatore in generale, che sia la volpe, che sia il lupo, che sia il cane. È quello che chiede l'associazione agricola. Perché io devo fare, quando faccio un computo metrico per realizzare una recensione, mi faccio il lavoro in economia, glielo metto, nel PSR lo posso fare con. Perché io non devo farlo sul cane da guardia mia, quando alla fine loro tutti i giorni si impegnano al fine, perché non è che c'è Luisa, Valeria o qualcun altro, ci sono loro che in prima linea comunque devono controllare quello che fa il cane al pascolo, specialmente quando esce che non ha una linea davanti già adulta buona e già del lavoro. Se no fa più danni il cane che... Bravissimo, l'arma bianca diventa l'arma contro l'allevatore. Comunque mantenerlo, io vedo il mio,
tra i 1000 e 1500 euro l'anno ci dico sì, esatto. Per cui perché non è possibile valutare questa cosa? Bisogna incentivarla, perfetto, esatto. Però il problema è che bisogna sostenerla, chi previene ha maggiore impegno, maggiori costi, ha meno danni, per cui i soldi non li vede. Non li vede. Chi invece non previene ha più danni e vede un sacco di soldi. Tanti, adesso non credo che superiamo i 300, insomma era una scelta, andavo via da Anversa, magari sarei tornato per i funerali, per la comunione, il battesimo, la scelta è stata quella di rimanere. Sulla scorta di questo sono stato un po' un allevatore, magari uno che ha voluto fare il teorico, poi prestato alla pastorizia, per cui da questo sono venute fuori tutta una serie di innovazioni che questo, stiamo parlando sempre degli anni 80, era in aperto conflitto con quelli che erano allora le componenti storiche dell'agricoltura. Purtroppo ho avuto ragione perché i conflitti erano frequenti, dice guarda che state sbagliando, così no? Taluni colleghi allevatori dicono guarda, per noi non è il problema, perché il problema è l'ultimo, il problema del lupo è l'ultimo, il problema è rivendicare il nostro ruolo, perché se si capisce che noi siamo quelli che contribuiscono al mantenimento della biodiversità, probabilmente siamo visti in un'altra ottica, attorno, poi qui in questo territorio, Polizia, sono affetti da una malattia gravissima. La cassetta del mezzogiorno. Un piacevole di
Delle aziende più rappresentative direi del territorio per parlare di questo tema della guardiania e di come si possono difendere, insomma, sostanzialmente il gregge, come si può difendere il gregge all'interno dei pascoli e all'interno di questi territori, come far rimanere sostanzialmente l'allevatore su questi territori difficili ma molto belli. Divisa Attiva è felicissima come associazione di essere presente anche in territorio abruzzese, di aver conosciuto quelli che in fondo hanno ispirato gli obiettivi di Difesa Attiva, cioè la rete tra imprenditori agricoli e zootecnici, questo che è Difesa Attiva, che utilizzano strumenti di prevenzione, in particolar modo i cani da guardiania, che sono i nostri alleati in campo per la protezione e la prevenzione da qualsiasi attacco predatorio o comunque da problemi che possono insorgere al pascolo. Per noi protezione è e dà qualità, e lo dà dal pascolo fino ad arrivare al prodotto finale. Il nostro è un impegno che è legato alla difesa non solo della biodiversità ma soprattutto del territorio da cui poi deriva la biodiversità. Garantire la presenza umana su questi territori ha senso solo se c'è un'attività. Ora l'attività per cui questo territorio ha vocazione è la pastorizia, a meno che non pensiamo di fare qui dei centri di ricerca evoluti, ma dubito che sia questa la ottima localizzazione. Certo che è un percorso difficile perché si è perso l'etica della presenza della pastorizia all'interno delle aree. Poi queste aree nel tempo sono diventate aree protette, però questo ancora si deve capire: proteggersi da cosa? Se da una mancanza di interesse da parte delle istituzioni, e forse su questo siamo d'accordo, però non mi sembra sia l'argomento principale. C'è un non giusto approfondimento e soprattutto impostazione della difesa del territorio, perché mantenere qui il gregge in convivenza con lupi ed orsi non è impossibile. È un'attività che è stata sempre svolta mantenendo quei parametri di biodiversità che oggi hanno fatto l'orgoglio di questo territorio. Peccato che non venga valutato l'importanza di chi svolge questa attività da sempre. Io sono molto contento di essere stato invitato qui come socio CIA e quindi come membro di questo progetto di tutela del cane da guardiania della CIA sta portando avanti, e ovviamente sono onorato, sentiamo l'asino da Caraglia, da allevatori pastori abruzzesi, e sono stato invitato qui nella terra del cane abruzzese, quindi in Abruzzo, in compagnia di Luisa, del direttore, del presidente, del grande Nunzio, che ascoltando appunto nei suoi racconti mi ha impressionato, diciamo, tanto, e in qualche maniera il suo ruolo e la sua propensione a dare valore alla figura del pastore come salvaguardia, come diciamo a tutela del territorio, un po' fa il paio con la mia idea di valorizzare l'allevatore cinofilo, e quindi direi che d'ora in poi mi piacerebbe anche approfondire con Nunzio questo aspetto, quindi grazie della bellissima giornata. Io vorrei aggiungere una cosa a quello che giustamente hanno detto i compagni di viaggio di oggi. Abbiamo attraversato una bellissima parte dell'Abruzzo interno, che è anche la dimostrazione che l'Abruzzo non è solo quello che rimane bloccato dalla neve, che frana tutti gli anni e ha problemi col terremoto, ma anche un territorio bellissimo da visitare.
rimarrà così bello e fruibile unicamente se si può continuare a mantenere il presidio sul territorio. Questo presidio, un bel progetto sarebbe se riuscissimo a attuarlo anche in sinergia con quelli che sono gli elementi della natura, quindi il nostro compagno di lavoro, soprattutto per quello che riguarda il mondo pastorale, da sempre è stato il cane da pastore abruzzese. Andrebbe un attimino riscoperto nel suo ruolo di guardiania anche in altre regioni che hanno le nostre stesse medesime problematiche, e mi fa piacere che ci sia un amico che scende da una regione un po' lontana dalla nostra che ha cominciato ad apprezzare i nostri cagnolini bianchi. Giustamente oggi si faceva riferimento a un'affermazione che ha fatto Nunzio, l'arma bianca, perché il nostro cane bianco ormai nell'immaginario è diventato la tutela delle greggi. Ovviamente, come tutte le aziende che vivono in zone pedemontane e montane, dobbiamo un attimo imparare a convivere con quello che sono i selvatici e con le problematiche che generano poi. Il contenimento di queste problematiche può derivare proprio dal ritorno dei cani da guardiania, che sono cani molto particolari, che sono cani che lavorano insieme all'agricoltore. Quello che bisogna far capire anche al di fuori della nostra regione che è un modello replicabile e esportabile all'infinito, perché è un cane molto duttile, è un cane che, a cui piace lavorare, a cui piace fare quel lavoro e convive benissimo e con le greggi e con il pastore.